bagheria è stata riconosciuta zona franca urbana. Scopo della legge è quella di aiutare le aree degradate, in particolare le piccole microimprese. In particolare a bagheria sono state assegnate 12 milioni e 800 mila euro. Ogni impresa avrà per circa 5 anni lo sgravio totale dell'IRPEF, dell'IRAP, dei contributi sociali, quindi previdenziale e INAIL. Il bando probabilmente uscirà entro il 31 ottobre e ci saranno 60 giorni di tempo per presentare le relative istanze. Il territorio coperto è circa il 30% del comune di Bagheria e ogni impresa interessata si può rivolgere all'ufficio dello sportello unico sita Bagheria, attualmente in via Pittalà, dove chiedere tutte le informazioni che ritiene opportuno. Oggi l'incontro era volto a presentare il sito per le zone francourbane realizzato sempre dal nostro centro studi. Abbiamo creato questo sito per diffondere e dare comunicazione di questa iniziativa ormai in fase di realizzazione della zona francourbana. Il sito è molto semplice, è già online, di pronta visualizzazione e consentirà agli imprenditori, unici destinatari dell'agevolazione fiscale, di prendere visione della zona franca, di individuarla e di capire appunto se la propria impresa, perché è anche pubblicata la planimetria, fa parte o meno della zona franca. Oltre al sito abbiamo predisposto anche un profilo Facebook, perché riteniamo che anche questo tipo di informazione possa essere più capillare possibile e possa dare la possibilità a tutti di conoscere la zona franca e di capire che cosa si intende per zona franca, quali sono le agevolazioni fiscali. Detto questo, è chiaro che nei prossimi giorni il Comune di Bagheria con il centro studi realizzerà un convegno che permetterà a tutti i cittadini di venire a conoscenza dell'opportunità, a mio modo di vedere, straordinaria che viene data appunto al Comune di Bagheria, che viene data al Comune di Bagheria dal Ministero dello Sviluppo Economico per le imprese, perché finalmente appunto c'è una vera e propria un vero e proprio aiuto, un sostegno da parte del Ministero alla singola azienda.